Nell'ambito del convegno internazionale su Luigi Vanvitelli, la mostra di Flavio Lombardi. Flavio, ci racconti questa mostra? È una mostra che dà un tributo, il giusto tributo, a un artista, un uomo speciale come Luigi Vanvitelli, un artista che ha dato lustro alla città di Caserta, impreziosendola con delle opere davvero speciali e uniche al mondo, nel loro genere. La tecnica usata è naturalmente una tecnica molto molto moderna, attuale, digitale, possiamo dire. Ce la racconti? Sì, è una tecnica vinilistica, insomma è una tecnica che prevede la sovrapposizione di più livelli grafici che danno modo di entrare all'interno dell'opera, offrendo sia, ecco, una sensazione tattile con questa superficie caratteristica speciale che dà questo effetto di affresco e soprattutto con questi colori molto forti che danno comunque risalto ai protagonisti della giornata, della mostra e dell'epoca. È una tecnica che tu usi già da parecchio? È una tecnica che ho avviato nel 2020 ed è una tecnica che mi permette, attraverso l'utilizzo di speciali software di grafica, di realizzare questo tipo di sovrapposizioni di livelli che danno comunque la possibilità di creare un'opera immersiva. Flavio, allora qual è la funzionalità innovativa delle tue opere in mostra? Le opere si arricchiscono di una componente che dà comunque una caratteristica in più in termini di unicità e autenticità, nel senso che l'opera, attraverso questa tecnologia NFC, offre al suo interlocutore di accedere a una serie di informazioni, quali tracciabilità, proprietà e autenticità dell'opera stessa. Eccola qui, quest'opera si chiama Luigi Vanvitelli, numero 4. C'è una breve descrizione dell'artista e dell'opera, c'è la provenienza, ci sono dove è localizzata l'artista, i materiali, la dimensione e l'edizione unica. E poi è possibile anche visualizzare il certificato NFT presente con un codice unico all'interno della blockchain.